Per far ripartire una vettura con la batteria scarica è necessario disporre dei cavi d'emergenza e di un'altra auto in cui la batteria sia perfettamente funzionante. Questa deve avere capacità e tensione almeno pari o superiore. La capacità è un valore espresso in amperore ed è riportato sulla batteria stessa. A motore spento su entrambe le vetture, ma vanno spenti anche fari, condizionatore e gli altri servizi di bordo, collegate i cavi di emergenza. Si inizia con il cavo rosso, con il quale si collegano i poli positivi partendo dall'auto in panne. Poi si passa al cavo nero, che va collegato ai poli negativi partendo dalla vettura con la batteria funzionante. Su quest'ultima avviate il motore e tenetelo al minimo. Attendete 2 o 3 minuti e provate ad avviare l'auto in panne. Se non si avvia, riprovate attendendo circa 60 secondi tra un tentativo e l'altro, dando di tanto in tanto un colpetto al gas della vettura funzionante. Tenete sempre a bordo dei cavi d'emergenza omologati e di buona qualità. Costano circa 30 euro. Una volta ripartiti, cercate di non spegnere il motore finché non arrivate a destinazione. Il livello di carica potrebbe non essere sufficiente per un altro avviamento. Una batteria che ha perso la carica va comunque fatta controllare ed eventualmente ricaricare in officina.